Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred dello staff di UTPFedele.com e oggi sono qui a portarvi un nuovo episodio della carriera allenatore con il Chievo Verona che sto portando lo stesso giorno dello scorso episodio, sì. E ci eravamo lasciati qui prima della partita col Milan, capolista insieme a noi a 18 punti dopo 9 partite. Un Chievo che comunque non gioca forse il miglior calcio del mondo, però come tutti sappiamo ci ha abituato a tante tante cose belle e speriamo che anche oggi contro il Milan, che è una squadra forte, così come lo è stato il Napoli, che abbiamo sconfitto nello scorso episodio, possa magari regalarci qualche gioia. Nel frattempo che parlo, vado a sistemare un po' la formazione e ci vediamo tra un secondo. Ok, eccoci qua. Ho provato qualcosa di un po' particolare oggi. Metto gli Advaiter Sin, nonostante nelle prime uscite non abbia brillato. Poi cos'altro ho cambiato? Pepe e Rigoni a centrocampo e un Castro così trequartista, nonostante nello scorso episodio avevo detto che lo odiavo praticamente a morte. Svetta poi spicca poi in attacco Majoral, che l'ho promosso, diciamo, dopo aver chiuso la partita col Napoli, per un Belotti che sì, ha segnato, ma mi è sembrato un po' troppo sottotono rispetto alle scorse uscite. Siamo al San Siro, giochiamo contro il Milan di non so di chi è allenatore, credo ci sia ancora Mihajlovic qui. E niente, ovviamente adottiamo la stessa tattica adottata col Napoli, ovvero di chiuderci per poi ripartire in contropiede. Certo sarà difficile perché prima giocavamo in casa, ora giochiamo a Milano, però ovviamente daremo il massimo per strappare almeno un pareggio, che comunque è l'obiettivo che mi prefisso per tutte le partite un po' più importanti. Poi in realtà alla fine vado a vincere quelle con le squadre più forti e vado a perdere o pareggiare quelle con le altre, vedi Verona o vedi Genoa. Luis Adriano dentro per Kučka, 1-0 Milan. Questa non ci voleva proprio, perché arriva così a freddo. Il Milan non aveva fatto niente, non aveva fatto niente anche noi. Però comunque, certo, c'è da dire che non me l'aspettavo. Poggia dentro per Borja Mayoral, che prova a rientrare. Un tiro a giro, Mayoral deviato da Zapata, sarà calcio d'angolo per Chievo. Così va bene. Castro, serve Pepe. Pepe prova ad accentrarsi e fra tutto da solo. Riesce a trainare a Pepe, Kučka la mette fuori. Boateng. Ancora Boateng, può andare da solo. Luis Adriano, ancora Boateng. Da dove è uscito questo gol? Dove l'ha messa? Cioè, doveva essere coperto Boateng. Cioè, guardate, qui ci vado su in scivolata. Non pensavo che da lì riuscisse a... Dove cazzo l'ha messa? Morta qua. Con l'imparabile di Boateng, nel nostro miglior momento, stavamo facendo noi la partita, però purtroppo la dura legge del calcio è questa: Milan 2, Chievo 0. Male, o meglio, giocato bene, ma purtroppo il risultato dà ragione al Milan. Contropiede del Chievo, Kimmich riesce a servire forse in profondità Majoral, vediamo se ci arriva Majoral, sì, l'ha tenuta, ancora Majoral, riesce a dribblare due giocatori, Majoral mette palla in mezzo Ineacio, 2-1, così, non esulto perché devo recuperarla. Ho fatto due cambi, entrano Belotti e Npoku per Majoral e Castro. Maraventura lo sovrasta. Mauri, porca puttana! Gol di semirovesciata del Milan. Ma stavamo giocando male. Non ho più. Comunque prima era uscito Ignacio, non Majoral, l'ho sbagliato. Stavamo giocando male. Il Milan aveva ripreso le misure. Vorrei servito di nuovo Majoral, che non riesce a superare Zapata. Messa in profondità per Belotti. Non c'è fuorigioco. Va Belotti. 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 Riesce a entrare in area. Calcio di rigore. Peccato perché l'85esimo, e anche segnando sarà molto difficile provarci. Comunque andiamo con Belotti. Parte Belotti! Ha parato. La palla è lì in Poku. Sono tutti stanchi e poi non è che serve a molto. Mattiello serve un Poku in profondità. Va un Poku, Poku, un Poku. 3-2. Peccato perché chissà, se avessimo segnato quel rigore magari... Certo, non sarebbe stata questa azione, però comunque abbiamo dimostrato che c'eravamo. Che i due gol al Milan si potevano fare, e purtroppo però perdiamo, nonostante il gol di Npoku nel finale. Sono comunque soddisfatto perché abbiamo giocato alla pari col Milan, non abbiamo per niente sfigurato, anzi,
però ovviamente perdiamo la testa della classifica, ci allontaniamo un po' da quelle che sono le capoliste. Sicuramente siamo a meno 3 dal Milan, a meno 3 dal Bologna e a meno 1 dalla Roma, come vedo lì dalla classifica. E niente, intanto vado a fare gli allenamenti e ci avviciniamo alla seconda e penultima partita del giorno contro la Sampdoria. Intanto salgono Rashford e Ivy. Stiamo dalla formazione, giochiamo così con Bizzarri, Lukaku, Gamberini, Mere, Cacciatore, Izco, Zieliński, Paredes, Ibi, Iñaco, Belotti. Voglio provare di nuovo Izco perché mi era piaciuto col Napoli e forse il nostro grande problema è l'equilibrio a centrocampo. A quanto pare abbiamo bisogno di un mediano vero, cosa che non ho fatto nonostante sia abbastanza banale perché intanto qui sto facendo tutto lo stronzate, perché diciamo che non... Tutte le altre volte che ho giocato, giocavo sempre con una mezzala lì davanti alla difesa, mi è sempre andata bene, però a quanto pare non basta, non va bene perché ci pressano troppo. Cacciatore, prova ad andare da solo. Grande dribbling di Cacciatore che ora riesce a servire nello spazio Ibi. Si propone ancora Cacciatore, l'ha visto il giocatore inglese e lo premia. Ancora Cacciatore, fa tutto bene per Ibi. Ibi. Ibi ancora lì la palla, Ibi fuori cazzarola. L'avevo vista dentro. Ibi si sta facendo vedere, forse qui allenamento. Ibi, ancora lui con la palla. La Ibi di Akite che abbiamo cercato lo stoppa. Ancora Ibi. Ibi fa tutto bene, va fino in fondo. Ibi, Ibi fermato, calcio di rigore che non c'è mai nella vita. È espulso così a caso di Akiter, vi giuro non ha fatto niente. Andiamola a rivedere, voglio capire cosa è successo. Ma davvero non ha fatto niente. Cosa cazzo ha fatto? Fallo? Non mi ha preso. Avevo già calciato, però va bene. Quindi va ancora Belotti, stavolta la tiriamo centrale. Giuro che segno. Porca puttana. Oh, non è possibile, non segno un rigore. Non lo so, loro sanno dove tiro forse. Cacciatore, Meret, Zieliński, Lukaku, quindi Ibi, anzi Iñaco, ora c'è Ibi, va Ibi, si propone Belotti, l'ha visto Ibi, grande tempismo nel passaggio, Belotti, stavolta sì, il gallo Belotti, 1-0. Così cazzo, grande passaggio di Ibi che trova il tempo giusto, questo è l'Ibi che vi dicevo, giusto nei passaggi, ottimo nel controllo, mi sta piacendo Ibi. Il gol è di Belotti e firmiamo l'1-0. Abbiamo noi in più, non dobbiamo buttare questa partita. Recupera palla Cacciatore, ottimamente. Va Cacciatore. C'è di qua un compagno, si tratta di Zieliński. Serve Iñaco in profondità. Iñaco, Iñaco! 2-0 Chievo! Che è Iñaco? Sempre lui. Il fatto di perdere Iñaco a gennaio mi destabilizza troppo. Dobbiamo fare poi di tutto per prendercelo, almeno per un altro anno. Chielechi Iñaco, sesto gol in Serie A, 6 gol, se non sbaglio, proprio come Belotti. Finisce qui il primo tempo. Chievo 2, Sampdoria 0, Sampdoria 1 in meno, abbiamo sbagliato anche un rigore. Stiamo finalmente dominando e facendo un bel gioco, perché secondo me Ibi si è svegliato. Iñaco, Belotti, ancora Belotti, Belotti, Belotti ha atterrato un altro calcio di rigore. Se sbaglio il terzo calcio di rigore in due partite, c'è davvero da suicidarsi. Vediamo qui, giallo il cartellino, non ne caccia fuori un altro, anche se secondo me ci stava molto più questo che quell'altro, guardate qua. Il gallo Belotti, stavolta vado dove ho tirato contro il Milan, a sinistra, e vaffanculo finalmente, l'aveva pure intuita. Belotti, doppietta per lui. Recupera subito palla, ancora Pellissier, un grande dribbling da parte sua. Pellissier, Pellissier, Pellissier! Incredibile, nonno Pellissier riesce a fare ancora queste cose. Mi stupisce perché si è comportato meglio lui adesso che Rashford da quando l'abbiamo comprato. Vediamo, no, Cassani ci prova ancora la Samp, Fernando, Cassano, ancora Fernando, la palla è fuori da Lukaku e finisce qui. Finisce 3-0 per il Chievo sulla Samp, vittoria davvero davvero convincente, per la prima forse volta abbiamo dominato anche sulle statistiche, mi è piaciuto il gioco, è vero era uno in più dall'inizio, però secondo me la chiave è Izco, quindi un mediano puro a centrocampo, una tattica che dobbiamo adottare sicuramente. A gennaio
cercherò di dare in cambio qualche mio giocatore, tipo Castro, tipo qualcuno di questi, per ottenere qualche mediano buono. Magari poi vediamo di puntare lo stesso Rincon o qualcosa del genere. Comunque ci siamo quasi perché siamo già inizio novembre e ci apprestiamo a giocare la partita con il Palermo. Intanto qui si blocca un po' perché arrivano tante mail, ma sinceramente gli osservatori per ora me ne importa poco. Anzi, vediamo cosa ci dice. L'offerta dalla Polonia non ci interessa. Cesare e Zielinski convocati. Aggiornamenti, aggiornamenti, aggiornamenti. E poi Miranda vorrebbe giocare, però purtroppo, caro mio, sei un po' troppo scarso e quindi eviterei. Intanto siamo a meno 3 dal Milan, che è primo, a meno 1 dal Bologna, e ci attestiamo al terzo posto in solitaria perché Roma e Napoli sono a 19. Ok, siamo di nuovo qua. Uso la squadra che ha battuto la Sampdoria, se non sbaglio ho solamente cambiato Kimmich per Zielinski o forse Giacere, non ricordo. Comunque il centrocampo è questo, la squadra è questa, la state vedendo. Andiamo a giocare l'ultima parte del giorno, Palermo-Chievo-Verona. Inizia qui la nostra partita, Palermo-Chievo-Verona. Ci sono ancora adesso, tipo poi Son c'è e ci stava anche segnando. Così dal nulla, dopo 5 minuti del Palermo. Rispoli, balla battuta e serve il compagno. E qua i Son, ancora Rispoli. La tiene, mette palla in mezzo, no, Quaison. Quaison riesce a entrare in area da solo per Gilardino, 1-0 Palermo. La tiene e serve Aibi sulla corsa, sulla fascia. Va Aibi, va centralmente, Aibi, ancora la palla lì, arriva Ineacio dall'altra parte, l'ha messa fuori, come ha fatto? Ditemi come ha fatto a metterla fuori dall'Ineacio, voglio morire. Voglio morire, guarda. Attenzione, Lukaku ha recuperato palla a centrocampo. Ottima Lukaku, palla per Aibi. Aibi, serve Belotti. Belotti! Il gol dell'ex di Andrea Belotti, che esulta anche questa volta, anche contro il Palermo, e firma, se non sbaglio, il suo settimo gol in Serie A. Palla qui, recuperata da Lukaku, quindi Aibi, poi la passa a Belotti, abbastanza generoso Aibi, che non sbaglia, il solito sinistro a incrociare. 1-1, il Chievo c'è, non vuole perdere. Gilardino. Atterrato calcio di rigore che non c'era mai, e vi giuro non ho premuto niente. Parte il Mudo Vasquez contro Bizzarri, fa il pallonetto, no, la mette centrale. Ho anche detto cioè, di fare il pallonetto quindi centrale, mi sono buttato lo stesso. Sta di fatto che il Palermo segna il 2-1, un 2-1 molto molto immeritato. Va a riprendere Kimmich. Palla per Mpoku, di qua per Isco, sta partendo Belotti, Isco la tiene, serve Belotti. Con i tempi ottimi, va Belotti, Belotti fino a dentro, Belotti atterrato da Andjelkovic. Dai, però ha preso totalmente la gamba, non la palla. Paredes prova a mettere una palla in mezzo, ci arriva Kimmich da fuori, stacca Fic, ma finisce qui. Chiudiamo con una sconfitta che fa male perché abbiamo giocato bene. E niente, nonostante le azioni e le statistiche non ci dicano a favore. Abbiamo giocato praticamente solo noi, siamo lì adesso al quarto posto, a meno 4 dal Bologna che è primo. E mentre andiamo avanti ci avviciniamo alla sfida successiva, che dovrebbe essere dopo la pausa nazionali, contro, vediamo un po' chi è, contro il Carpi. Partita che andremo ad affrontare nel prossimo episodio, mi sono scordato pure gli allenamenti. E niente, andremo a affrontare nel prossimo episodio che registrerò proprio adesso perché ho voglia di riscattarmi e devo farlo in questo momento. Quindi io ora chiudo l'episodio, ma ne registrerò subito un altro che arriverà probabilmente domani o dopodomani, non so, ora vediamo, dipende anche da quello che succede per la situazione degli altri video. Intanto, io qui vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!